Ma dunque, l'incontro di oggi è un incontro che facciamo ritualmente, ci siamo dati la scadenza con i sindaci e i capigruppo in Consiglio regionale di incontrarci una volta al mese, e quindi a metà del mese lo faremo tutti i mesi per scambiarci le informazioni su come lavoriamo sul PNRR e con la Regione che ha l'ambizione di svolgere una funzione di coordinamento, non di gestione diretta, perché voi lo vedete, ormai stanno prendendo corpo tutte le 200 linee di finanziamento del PNRR che impegnano tutti i ministeri, che impegnano non solo comuni, regioni e enti locali, ma impegnano anche enti che dipendono dai comuni e dalle regioni, per dire sull'acqua sono i consorzi idrici, sui rifiuti sono le aziende di gestione dei rifiuti, quindi la pluralità dei bandi impone un livello di coordinamento che va oltre comuni, province e regioni, ma impegna tutto questo. E è un lavoro molto fruttifero. In Toscana c'è da gestire ad oggi 3 miliardi e mezzo, sono le cifre con cui noi sommiamo i bandi del PNRR che riguardano la Toscana, e un senso comune che è venuto di sostenerci, perché abbiamo bisogno anche di più personale che si dedica ai progetti, abbiamo bisogno di creare le condizioni perché i nostri progetti entrino nei bandi nazionali e possano diventare realtà operativa. Però io lo valuto molto positivamente, poi devo dire che vi è con i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo ormai anche una consapevolezza reciproca dei progetti che dobbiamo, come dire, sollecitare, implementare e valorizzare nei ministeri a Roma perché vengano finanziati. Io penso che quello che è molto positivo è la modalità con cui si approccia a questo tema. Lo aveva preannunciato il Presidente, una sorta di cabina di regia costante, una volta al mese, una volta ogni mese ci vediamo in questa forma, nelle forme insomma che riteniamo più utili, per fare il punto della situazione su quello che accade sui territori, nei vari bandi che si stanno susseguendo. Devo dire, la Regione Toscana e i comuni toscani, con tutte le farraginosità del caso, le difficoltà di gestire un bando così complicato, con bandi che escono e che scadono in tempistiche diverse, con ministeri che magari hanno anche modalità di approccio diverse rispetto ai loro settori, rispetto appunto ai bandi che escono, però tutto sommato le cose stanno andando. Bisogna tenere bene allineati le operatività per far sì che tutto funzioni al meglio, perché certo il tema della tempistica c'è i temi delle progettazioni su cui la Regione Toscana sta dando una mano, soprattutto ai piccoli comuni. Abbiamo ottenuto, e le voglio pubblicamente ringraziare, un sostegno da parte delle fondazioni bancarie del nostro territorio che hanno ulteriormente implementato la capacità di redare progetti che sono ovviamente propedeutici, fondamentali per accedere poi alla richiesta di contributo per, soprattutto per i piccoli comuni. Le cose stanno andando tutto sommato bene, si stanno muovendo, certo è che se vogliamo essere veramente efficaci bisogna tenerle assolutamente sotto controllo, e questa è una modalità che, insomma, che convince e va bene.